qui nell'ex Galateo dopo credo 15 o 18 anni. Abbiamo aperto il cancello, oltre ad avere già degli ospiti come il Gattile delle Randagie, dell'associazione delle Randagie. Siamo qui come secondo momento di progettazione relativo al Col Focus Villaggio Culturale. A differenza del primo fatto con progettisti, tecnici o ingegneri, architetti o ingegneri, oggi invece abbiamo operatori culturali, operatori che operano anche nel sociale in realtà, e comuni cittadini. E lo scopo di oggi è affinare quelle che sono state le esigenze generiche che ci hanno espresso nella prima fase, già riportate nel primo dossier, a diventare un po' più concrete, legate alle loro attività, cosa hanno bisogno, quali destinazioni d'uso, cosa c'è bisogno di mettere nel villaggio culturale, in funzione appunto delle linee guida già indicate nel dossier. In realtà noi siamo partiti dal di fuori, ecco, noi siamo partiti dal più un assetto urbanistico, come far diventare il villaggio culturale una parte della città e non solo un contenitore chiuso dove magari, cioè sì, si possono svolgere delle funzioni, però c'è qualcosa che deve attirare anche che sia il turista, che sia il cittadino ovviamente, a prescindere insomma dal programma e quindi dalle varie funzioni che erano state già stabilite. Uno spazio di condivisione per le associazioni, quindi uno spazio di co-working dove poter condividere le attività e gestire appunto i progetti. Uno spazio in cui magari delle band emergenti possono utilizzare degli strumenti messi a disposizione, oppure una sala di registrazione anche professionale che non abbia dei costi eccessivi.